Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, sono tornato qui oggi su PES 2016. Però ragazzi, da questo lunedì stoppo per un po' di tempo il MyClub, perché voglio dedicarmi a Euro 2016. Visto che ci sono ormai gli europei, voglio giocare su PES appunto gli europei. Allora ragazzi, prima di iniziare il video vero e proprio di oggi, quindi la partita, ora vi farò vedere l'estrazione per scegliere casualmente la squadra. Che cosa farò? Ve lo spiego brevemente. Prenderò delle carte napoletane e a ogni carta abbinerò casualmente una squadra. E dopo mischierò queste carte, le metterò sul tavolo ovviamente coperte e io casualmente prenderò una carta alla volta. L'ultima carta che rimarrà sarà la squadra che poi andrò a utilizzare in questo Euro 2016 con difficoltà campione. Ok ragazzi, passiamo ora all'estrazione vera e propria. Questa è l'immagine con le squadre ragazzi abbinate con le varie carte. Abbiamo il Belgio abbinata al 9 di spade, l'Inghilterra al 7 di denari, la Francia al 9 di coppe, la Germania al 5 di bastoni, l'Italia asso di bastoni, Olanda all'8 di spade, Portogallo 2 di coppe, la Spagna al 7 di spade, la Svezia all'8 di coppe e infine la Croazia all'8 di denari. Ok ragazzi, eccoci tornati all'estrazione. Come vi ho mostrato nell'immagine precedente, ogni squadra è abbinata ad una relativa carta. Ragazzi, qui ho le carte, vedete, in mano e le vado a mischiare in diretta insieme a voi per mostrarvi che comunque la scelta sarà realmente fatta in maniera casuale. Quindi ragazzi, mischiamo le carte in modo tale che io non sappia l'ordine nel quale potrebbe uscire e poi ragazzi andiamo a disporre. Ok, così si dovrebbero visualizzare. Ragazzi, le squadre sono le più blasonate. Ho aggiunto l'Olanda perché comunque l'Olanda, anche se non ci sarà a Euro 2016, ho deciso comunque di metterla perché ha una grande storia. E come squadre outsider ho messo la Svezia e la Croazia. Ora ragazzi, andiamo a escludere la prima squadra. La prima squadra che vado a estrarre è il 7 di denari. Ragazzi, l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra non la utilizzeremo. Seconda carta che vado ad estrarre è il 7 di spade, ragazzi, la Spagna. Quindi anche la Spagna è eliminata. Terza carta è l'8 di spade, quindi l'Olanda viene eliminata. Ok ragazzi, andiamo avanti. Quarta carta, 8 di denari, quindi la Croazia, una delle due outsider, non verrà utilizzata in questo Euro 2016. Quinta carta ragazzi, andiamo avanti, 9 di spade, il Belgio neanche verrà utilizzato ragazzi. Quindi se non mi sbaglio è rimasta la Francia, la Germania, l'Italia, il Portogallo e la Svezia. Quindi ragazzi attenzione, una di queste sarà la squadra che andremo ad utilizzare. È uscito l'asso di bastoni, ragazzi, l'Italia purtroppo non verrà utilizzata da noi, quindi l'Italia è eliminata. Andiamo avanti, 9 di coppe, ragazzi, anche la Francia è eliminata. Io vado a eliminare subito il 5 di bastoni, che sarebbe la Germania. Allora ragazzi, o la Svezia o il Portogallo, sono le uniche due carte che non sono uscite. Quindi io non so quale scegliere, un bambaccio di cocco, via questa. 8 di coppe, ragazzi, allora utilizzeremo il 2 di coppe, ossia il Portogallo. Quindi in questo Euro 2016 su PES, ragazzi, faremo la nostra avventura con il Portogallo. Ok ragazzi, dopo aver estratto il Portogallo, ritorniamo nel gioco, andiamo a vedere quale sarà il nostro girone. Ok, eccoci giunti nella schermata della fase gironi con il Portogallo, vi ricordo che il livello è campione. Ora ragazzi, spingerò quadrato e faremo gironi casuali. Spingo quadrato, ecco qui. Ok, siamo stati estratti nel gruppo 2 con Belgio, Romania e Bulgaria. Quindi ragazzi, un girone abbastanza duro. Ragazzi, andiamo subito a vedere come andrà il primo e unico match di questo video. Ok ragazzi, eccoci qui, fase a gironi, giornata 1, subito contro il Belgio. Guardate quanto è figa la grafica che hanno fatto, molto molto bella. Quindi andiamo nel primo match, vi faccio vedere anche la formazione. Ecco qui ragazzi, questa è la formazione, ho lasciato tutto impostato com'era, quindi non ho fatto nessuna modifica anche perché è perfetta così. Anche il Belgio, vedete, ha Benteke, Mertens e Milalias, poi Witzer, Nainggolan e De Bruyne, poi Vertonghen, Kompany, Vermaelen, Denayer e Courtois in porta. Ragazzi, ora andiamo nel match che sarà sicuramente molto molto difficile. Giocare in modo semplice, essenziale. Attenzione qui, subito il computer
al tiro, subito il Belgio, il contrao, proviamo il tiro col contrao e Courtois deve allungarsi, prima occasione anche per noi, sennò c'è R7 che avanza, CR7, vi faccio provare la bordata dalla distanza, ragazzi. Courtois deve metterci le mani. Attenzione qua, colpo di testa mancato, la palla che rimane lì, colpo di testa ancora. Che cosa ha fatto il portiere, ragazzi? Un'uscita stranissima. Poteva prenderla con le mani. Finisce qui, ragazzi, il primo tempo. Un primo tempo veramente con pochissime occasioni, molto equilibrata come partita. Vediamo nel secondo tempo come andrà questo match. Siamo il Belgio che ha recuperato palla. Ce ne andiamo noi allora. Ritroviamo palla, molto bene, molto bene. Attenzione, colpo di testa del Belgio. Lui Patricio senza troppi problemi. Però insomma, ragazzi, pericoloso il Belgio. Cipato, CR7 ancora. Buttato giù, quello è fallo. Ora dentro verso CR7. CR7, al tiro CR7, la respinta. E poi non riusciamo a prendere palla, porca miseria. Super barriera. Attenzione qui, il Belgio dentro. Ma qui allora Nani. Grande Nani. Rimano attento per danni, ma si è nascosto dietro il difensore. Tutto bene qua. Contrao. Contrao, può provare il tiro, è spinto. Ma non è dentro per danni. Abbiamo visto lo scatto di CR7 che arriva al tiro, il miracolo di Courtois. Non ci credo. Pensavo fosse gol, ragazzi. C'è una Moutinho che ha visto dentro CR7, ancora CR7, il tiro, la respinta del difensore. Attenzione ancora, Cristiano Ronaldo può provare respinta. Nulla da fare, ragazzi, nulla da fare. Finisce la partita 0-0, quindi iniziamo con 0-2016 con un pareggio che comunque ci può stare contro il Belgio. Però ragazzi, abbiamo giocato meglio. Ho sfiorato il gol almeno in 3 occasioni nitide. Ecco qua, 9 tiri noi e soltanto 3 il Belgio. Ok ragazzi, questa è la classifica dopo la prima giornata. Siamo tutti appaiate a un punto. Anche Romania e Bulgaria hanno pareggiato e quindi siamo tutti a un punto. I giochi sono ancora aperti. Ok ragazzi, io spero che vi possa piacere questo Euro 2016 fatto su PES. A me è un'idea che secondo me è molto bella, perché comunque facciamo anche noi gli europei. Però ragazzi, se vedo che va bene potrei anche fare con diverse squadre gli europei. Vi invito a lasciare un like, commentate, facendomi sapere quindi cosa ne pensate, se vi piace come sto facendo giocare il Portogallo. Ragazzi, qui sotto come sempre trovate in descrizione tutti i miei link social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, eccetera eccetera eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelino 83 è tutto e ciao gamers.